Ben ritrovati con la nostra informazione. In primo piano la cronaca. Un ex dipendente delle Poste di Alessandria ed un noto imprenditore sono stati scoperti dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Alessandria per aver effettuato prestiti ad alcuni commercianti applicando tassi da strozzinaggio. Ai due le Fiamme Gialle hanno sequestrato beni per oltre 1 milione di euro. I particolari nel servizio di Franco Capone. La Guardia di Finanza di Alessandria ha denunciato due alessandrini per usura ed esercizio abusivo dell'attività creditizia. Ai due le Fiamme Gialle hanno sequestrato immobili, autovetture di lusso, assegni preziosi e soldi per oltre 1 milione di euro. A bloccare i due strozzini sono stati gli uomini del nucleo di polizia tributaria, diretto dal tenente colonnello Vincenzo Signoriello, i quali, a conclusione di una particolare indagine condotta con l'ausilio di tecniche finanziarie, hanno scoperto che i due cravattari, un alessandrino ex dipendente delle Poste di 52 anni ed un ex faccendiere di 57 anni, molto noti in città per precedenti di usura, approfittando dello stato di bisogno di alcuni commercianti alessandrini, fra i quali il titolare di un negozio di panetteria, due gioiellerie, una in Alessandria e l'altra in provincia, avevano fatto prestiti per un importo complessivo pari ad 1 milione di euro, pretendendo interessi usurari a un tasso del 10% al mese. Due delle vittime effettuavano con i loro strozzini almeno un'operazione con formula del 20 per 30 a 4 mesi, che prevedeva la concessione di un prestito di 20.000 euro con l'impegno a restituire nell'arco dei successivi 4 mesi la somma complessiva di 30.000 euro, pagando in tal caso interessi superiori al 150% su base annua. Sono stati inoltre accertati prestiti con la formula del 40 per 60 regolate allo stesso modo. I carabinieri del comando compagnia di Alessandria hanno sorpreso ed arrestato per detenzione a scopo di spaccio di stupefacenti il marocchino Rachid Kadimir, 33 anni, abitante in Alessandria. L'extracomunitario era stato notato con fare sospetto da una pattuglia dell'arma mentre si aggirava nei giardini davanti alla stazione ferroviaria. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina confezionata in 20 involucri di celofan pronti per lo spaccio. E ancora cronaca: dalla camera di sicurezza della caserma dei carabinieri di Tortona sono stati trasferiti nel carcere di piazza Don Soria di Alessandria i tre romeni che hanno aggredito, picchiato a sangue e rapinato un pensionato di Bosio. La loro azione, ha detto il GIP del Tribunale di Tortona, è stata violenta e brutale e pertanto devono rimanere in carcere in attesa di essere processati. Il terzetto, formato da Johan Kut e Julian Nedal, di 24 anni, senza fissa dimora, e Fedor Simoniak, di 27 anni, residente a Tortona, sono accusati in concorso di rapina, sequestro di persona e lesioni personali. Il pensionato è ancora in ospedale a Tortona, dove per le ferite riportate nell'aggressione è sotto osservazione medica. Ne avrà per oltre un mese. Una severa condanna è stata inflitta al ladro che la settimana scorsa, dopo essere entrato nel reparto di ginecologia dell'ospedale civile di Alessandria, rubò il portafoglio di una donna che stava partorendo. Sentiamo Emma Camagna. 2 anni in abbreviato, 3 anni e 4 mesi proposti dal PM, a Ennio Bruno, 38enne di Alessandria, una lunga serie di precedenti penali, processato per furto aggravato, arrestato la scorsa settimana dopo che in ospedale aveva sottratto il portafoglio a una donna che stava partorendo, resta in carcere. Avevo bisogno di soldi per pagare il ticket sanitario, si è giustificato l'uomo. Agenti della mobile, notandolo in via Mazzini mentre si dirigeva verso l'ospedale, lo hanno seguito fermandolo all'uscita. Ha ammesso di aver preso un portafoglio privo di denaro, ha detto, e l'ha restituito. La polizia, però, non convinta non ci fossero soldi, ha rintracciato il marito della partoriente, il quale ha confermato che conteneva solo documenti e carte di credito.
l'uomo, riscontrato che lo sportello del comodino della stanza occupata dalla donna, dove era custodita la borsa, era leggermente aperto, lo ha preso senza essere visto da alcuno e si è allontanato. Era convinto di farla franca, ma appena giunto in strada ha trovato in attesa la polizia che lo ha bloccato. Ed ora la politica. Era organizzato dal Movimento 5 Stelle di Alessandria l'incontro sul tema della laicità e delle pari opportunità svoltosi ieri sera in città. Questa mattina invece è arrivato ad Alessandria il vice segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta. Sentiamo tutti i particolari nel servizio di Stefano Roncati. Laicità e pari opportunità. Questi due importanti temi sono stati al centro dell'incontro organizzato dal Movimento 5 Stelle Alessandria, che sostiene la candidatura a sindaco di Angelo Malerba. Al tavolo dei relatori, tra gli altri, Dejanira Piras, responsabile del progetto Equal, incentrato proprio sulle pari opportunità. Aumento del numero di donne in politica, riordinamento degli organismi di parità in regione, inserimento di un nuovo punto del programma nazionale del Movimento 5 Stelle sono alcuni dei punti principali dell'iniziativa. L'Italia, è stato spiegato durante la serata, è l'ultimo tra i paesi europei per tasso di occupazione femminile. Bisogna discutere di queste cose, ma noi vogliamo iniziare a fare anche delle cose concrete, ha detto Angelo Malerba. È il momento di passare all'azione, perché la tematica delle donne e delle pari opportunità in genere è molto importante. Argomenti che viaggiano a braccetto con le tematiche della laicità, hanno precisato gli esponenti del movimento, e proprio per questo estendibili anche a livello cittadino. Tra questi, per esempio, il riconoscimento di famiglia anagrafica costruita su vincoli affettivi e la registrazione del testamento biologico. Visita alessandrina per l'onorevole Enrico Letta, vice segretario nazionale del Partito Democratico. L'ex ministro è giunto in città in treno. Ad attenderlo la candidata a sindaco del centrosinistra Rita Rossa, insieme a svariati rappresentanti e candidati del PD locale. In mattinata Enrico Letta ha preso parte ad un incontro sui temi dello sviluppo della città e del paese. Durante il suo discorso ha parlato dell'attuale situazione a livello economico e industriale, ma anche del quadro europeo e delle possibili ricadute sull'Italia. Il sole strizza l'occhio a Floreale, la ricca rassegna di fiori che ha aperto i battenti stamane ad Alessandria. Vediamo il servizio di Ketty Porceddu. Fiori, fiori e ancora fiori ad Alessandria. Aperto i battenti stamane in cittadella Floreale, la rassegna dai mille colori e profumi che proseguirà fino a domenica. Il taglio del nastro ufficiale è in programma alle 17. L'ingresso è gratuito e per 3 giorni, oggi e domani dalle 10 alle 23 e domenica dalle 10 alle 20, ci si potrà sbizzarrire passeggiando tra gli artistici allestimenti floreali e orientarsi tra le svariate proposte del settore. Anche per l'edizione 2012 sono attesi grandi numeri. Amministrazione comunale Gruppo Amag, insieme a Camera di Commercio, a Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, credono in questa iniziativa dal respiro internazionale e invitano i cittadini a scoprire le bellezze florovivaistiche di una rassegna che non teme rivali. Gli organizzatori fanno sapere che saranno a disposizione circa 1000 posti auto liberi a ridosso della fortezza, mentre torna al servizio di bus navetta gratuita dal centro città con i seguenti orari: sabato 28 dalle 14.30 alle 20.30 e domenica 29 dalle 10 alle 20. E ancora una navetta sarà di collegamento tra i parcheggi di Piazza Dossena, Piazza della Libertà e Piazza Garibaldi Cittadella, e due navette lo saranno tra parcheggi di Via Pavia e Via Giordano Bruno. Ma veniamo alla 3 giorni di Floreale. Oltre al ricco parterre di espositori che metteranno in vetrina di tutto e di più nell'ambito di fiori e piante e dell'arredo da giardino, i cortili interni sbocceranno grazie agli allestimenti dei fioristi alessandrini. Pezzo forte della manifestazione, la mostra ribattezzata delle orchidee dei 5 continenti nel bastione Sant'Antonio. Si tratta di una delle più belle collezioni italiane di orchidee rare provenienti da tutto il mondo. Un percorso all'interno di una vera e propria foresta tropicale, dove saranno coinvolti tutti i sensi. Durante l'orario di apertura, presso l'area giochi, sarà offerto un programma di intrattenimento per i più piccoli e saranno attivi il ristorante e punti di ristoro. Tantissimi inoltre gli appuntamenti collaterali spalmati da oggi a domenica. Ci saranno pomeriggi musicali in collaborazione con il Conservatorio Vivaldi di Alessandria, momenti ludici e di intrattenimento per grandi e piccoli. Domani alle 15.30 i bersaglieri che presidiano il Museo delle Divise Storiche eseguiranno il cambio della guardia, mentre la sera alle 21 scoccherà l'ora del
delle fontane danzanti, uno straordinario spettacolo d'acqua seguito alle 21.30 dal concerto del gruppo Smooth Criminal, con gran finale di acqua e fuoco delle fontane danzanti. Restiamo ad Alessandria, è stato approvato e presentato alla stampa il nuovo parcheggio a due piani interrati che sarà costruito in piazza Garibaldi. Nel futuro della piazza non si prevede la presenza di automobili in superficie e neanche del mercato degli ambulanti. Piazza Garibaldi in superficie appunto diventerà sede ideale per spettacoli, manifestazioni ed eventi in genere. La piazza nel complesso sarà composta da un parcheggio nel sottosuolo a due piani e da un'area sempre interrata destinata ad attività commerciali di circa 2000 metri quadrati. Per costruirla è stata scelta una collaborazione Public-Private Partnership e a vincere la gara per la parte privata è stata la società ATI, consorzio composto da 4 società private. L'assegnazione definitiva della concessione è stata fatta il mese scorso. Il costo dell'operazione è previsto in poco più di 19 milioni di euro e nei lavori è inclusa la realizzazione di una rotonda ai piedi del cavalcavia all'inizio di via Savona. Voltiamo pagina, andiamo a Novi Ligure dove resta stabile l'andamento demografico mentre è in crescita la rete commerciale della città. Segno positivo anche per il turismo, ce ne parla Enrico Maria. Nei giorni scorsi, durante la lettura della sua relazione al bilancio di previsione 2012, il sindaco di Novi Ligure, Lorenzo Robbiano, ha illustrato alcuni dati statistici. L'andamento demografico della città è pressoché stabile. 28.744 erano gli abitanti nel 2010 e 28.738 al 31 dicembre 2011. 6 unità in meno che per la giunta non sono significative rispetto ad un andamento in crescita registrato negli ultimi 7 anni. La rete commerciale segna anche per il 2011 dei dati in crescita, anche se ben evidenziare, si legge nella relazione del primo cittadino, che con il 31 dicembre dello scorso anno, in centro storico ma non solo, diverse attività commerciali hanno chiuso i battenti. Anche negli altri comparti il segno è positivo, ma ciò che, secondo i dati della Camera di Commercio, risulta evidente è come il settore delle costruzioni, segnalatore principale di sviluppo, per la prima volta dopo anni segni un andamento negativo tra le nuove aziende e le cessazioni. Insomma, secondo Robbiano, un ulteriore segnale che la crisi generale si fa sentire nel novese. In crescita, infine, l'andamento dei flussi turistici. Le presenze nel 2009 furono di 27.420 unità. Nel 2010 vi è una crescita di oltre 2.000 presenze. Passare dal 2009 al 2010 con un andamento degli arrivi pressoché stabile significa per il sindaco che aumenta il turismo di chi rimane più di un giorno nel territorio. E questo, sempre secondo Robbiano, può far pensare ad un consolidamento del turismo sul territorio. Infine, per la giunta è importante riportare l'andamento dei redditi IRPEF della città rispetto alla regione Piemonte e alla provincia di Alessandria. Se si escludono i dati del 2006 e 2007 sulla media delle dichiarazioni dei redditi tra la regione e Novi, per tutto il resto la media pro capite, è stato sottolineato, è sempre superiore agli andamenti di regione e provincia, sia per la media delle dichiarazioni che per la media sulla popolazione. Per Robbiano sono dati statistici che segnano un andamento, non segnalano certo le fasce di povertà e di marginalizzazione, ha proseguito, che esistono ovviamente anche nel novese e che la situazione generale di crisi tende ad aumentare. Parliamo ora di UNICEF e di iniziative per l'infanzia. Anche Alessandria si è dimostrata sensibile alla causa volta alla riduzione della mortalità infantile e stamattina c'è stato uno spettacolo di beneficenza. Sentiamo il servizio di Fabio Amoruso. È stata una mattinata all'insegna della solidarietà e dell'amore per l'infanzia, oggi per Alessandria. La casa di quartiere dell'associazione comunità San Benedetto al Porto ha infatti ospitato uno spettacolo in favore della campagna UNICEF Vogliamo Zero. Il progetto, dal nome significativo, è stato lanciato nel 2011 con lo scopo di ridurre appunto a zero i 20.000 bambini che ogni anno muoiono nelle zone più povere del mondo per malattie, anche quelle per noi innocue come il morbillo, e per la malnutrizione. Da tempo ormai medici e volontari si impegnano in favore dei ragazzi meno fortunati del globo e grazie alle donazioni della gente sono state salvate 311.000 vite, un numero, si spera, destinato a crescere sempre più.
L'evento alessandrino di ingresso libero ha raccolto fondi per l'emergenza del Sahel. Con questo intento si sono esibiti gli studenti delle scuole superiori di Alessandria, con un variegato e divertente susseguirsi di balletti, danze latinoamericane, recite teatrali e numeri musicali. Anche la squadra dei Grigi darà il suo contributo. Domenica 29 aprile al Moccagatta si giocherà per l'UNICEF e una parte dei ricavi verrà devoluta alla causa del Sahel. Ogni giocatore inoltre comprerà una pigotta da donare ai bambini dell'ospedaletto infantile di Alessandria. E ieri sera a Palazzo Guasco ad Alessandria si è svolto il primo di una serie di concerti che fanno parte del progetto intitolato Crescere in Musica in Piemonte. Sentiamo Letizia Taverna. Ha preso il via ad Alessandria, Palazzo Guasco, nel Salone d'Onore dell'Ala del Principe, la manifestazione Crescendo in Musica in Piemonte, che proseguirà con vari incontri fino a dicembre. Lo scopo degli eventi è di perfezionare 15 giovani talenti tra i 18 e i 30 anni che vivono in Piemonte, che potranno usufruire di borse di studio e che si esibiranno di fronte ad un pubblico per acquisire esperienze utili per entrare in questo mondo. Le nuove promesse della musica saranno seguite da Sergio Lamberto, che si occuperà di formare un'orchestra di archi, e Giampaolo Pretto, che si occuperà del quintetto di fiati. Il progetto è voluto dalla provincia di Alessandria in collaborazione con il Marengo Museum e con il Conservatorio Vivaldi. Non si parla solo di musica però, ma anche di turismo, poiché i giovani artisti alloggeranno, durante il periodo di formazione, in bed and breakfast e agriturismo nelle province di Alessandria e Cuneo. I musicisti, che hanno preso parte al progetto, sono riuniti nell'orchestra chiamata Crescendo Strings Ensemble e si esibiranno non solo ad Alessandria, a Palazzo Guasco e a Palazzo Monferrato, ma anche a Casale, presso Palazzo San Nazzaro, al Marengo Museum a Spinetta e a Villa Vidua a Conzano. La serie di concerti avrà programmi diversi e il primo, presentato appunto a Palazzo Guasco, si è svolto all'insegna della musica di Béla Bartók, studioso di musica popolare, compositore, pianista ed etnomusicologo ungherese. Ed ora parliamo di caccia. Sono buoni i numeri relativi alle zone di ripopolamento e cattura nel Tortonese. I dati sono stati illustrati a Palazzo Ghilini, sede dell'amministrazione provinciale. L'alta vocazione di queste zone, è stato spiegato, è dovuta alla presenza di un ambiente idoneo alle specie oggetto di ripopolamento, ad una proficua gestione e ad un volontariato attivo in sinergia con il mondo agricolo. Sono stati messi sul territorio del cosiddetto ambito territoriale caccia AL3, che comprende la Valcurone, Borbera e Grue, 870 lepri e 429 fagiani, in aumento starne e pernici rosse, mentre c'è preoccupazione per i caprioli, per i quali saranno necessari piani selettivi di abbattimento, poiché sono molte le segnalazioni di danni all'agricoltura, soprattutto nei vigneti. Voltiamo ancora a pagina. Uno studio inglese afferma che se vogliamo aumentare le probabilità di avere una lunga vita, dobbiamo dormire almeno dalle 6 alle 8 ore per notte. Ma qui viene il bello. Sappiamo cosa significa riposare davvero bene? Casa, dolce casa. E dormire, dolce dormire. Perché sì, in molti l'avranno sperimentato di persona, quando ci si trova a passare la notte in un letto che non è il nostro, molto spesso non si riposa bene. Proprio così, i giacigli non sono tutti uguali e, udite udite, materasso, lenzuola e cuscino sono considerati gli elementi più importanti per il buon sonno e devono essere sostituiti periodicamente. Il materasso dopo 10-15 anni, il cuscino dopo 3. Lo sostiene un pool di ricercatori statunitensi che hanno riscontrato come il 76% degli intervistati abbia dichiarato di trascorrere una buona notte di sonno almeno qualche volta a settimana. Gli elementi ritenuti sostanziali per raggiungere questo risultato sono, per 9 su 10, i materassi e i cuscini, appunto, seguiti dalle lenzuola e da una stanza silenziosa e buia. Una situazione, quella americana, che può essere sovrapposta a quella italiana, dove la cultura del buon dormire ha fatto negli ultimi anni molti passi in avanti.
Pure nel bel paese i motivi che portano a non riposare bene sono diversi e devono essere cercati anche nelle abitudini che si hanno durante il giorno. Una cattiva alimentazione o una vita troppo sedentaria e stressata possono contribuire al problema, spiegano gli esperti. Tuttavia, se ci si sveglia più stanchi di quando si è andati a letto o con il mal di schiena, vuol dire che c'è qualche problema nel letto. Un altro fattore che può disturbare il riposo è la presenza di apparecchiature elettroniche nella stanza. Una sveglia sul comodino o la televisione in camera sono all'ordine del giorno e spesso quest'ultima viene lasciata accesa tutta notte. Togliere i dispositivi dalla camera migliorerebbe il riposo e se proprio non è possibile, invitiamo almeno a spegnerli. Tra poco nella pagina sportiva parleremo di basket, in particolare della Novi Più Casale, retrocessa ufficialmente in Lega 2, ma anche di calcio con le ultime vicende riguardanti l'Alessandria. Il servizio quindi, poi le previsioni del tempo e la consueta rubrica delle notizie utili. A seguire in diretta Aria Pulita, condotta oggi da Stefano Roncati, parleremo di agricoltura, parleremo del settore agricolo e delle sue problematiche nel complesso, parleremo dell'IMU, la tassa che andrà a toccare anche questo comparto in modo particolarmente pesante, parleremo di carburante, di rialzi dei costi, insomma si farà un poco il bilancio di come sta andando il settore primario italiano. Ospiti in studio Giampaolo Coscia e Carlo Ricagni, rispettivamente presidenti di Confagricoltura e CIA della provincia di Alessandria. Grazie per averci seguito, vi rimando alle prossime edizioni. Arrivederci.